Ciao a tutti amici di Player Inside 2, ciao. È venuto il momento. Hai detto ciao a tutti. Ho detto ciao, basta. Ciao a tutti. Da, ho detto ciao, si è venuto il momento della penitenza di Rainer, perché vengo io da secoli e quindi la penitenza, io ho scelto la migliore, cioè quella di telefonare al dottor Game con la voce Games, con la voce di chi? Di Bimbo Minchia, che è un, lo odio io Bimbo Minchia, perché uno che sta da queste parti è un cretino, esatto, quindi tu lo imiti, non è che sei tu. No, lo imito, ovviamente non sono, ecco. Telefoniamo! Pronto? Dottor Games? Chi cerca, scusi? Il dottor C. Games. Gianluca! Non so chi sia. Cioè, veramente sono bimbo. Guarda che io purtroppo lo seguo quando fai questa voce qui, ti riesco a riconoscere benissimo, quindi è inutile che mi chiami con il numero privato. E io la chiamavo semplicemente per dirle, no, c'è poco da ridere, perché io volevo dirle che i giochi vecchi fanno schifo. Va bene? Hai ragione, infatti è bello solo COD, è bello solo Battlefield. Esatto. Ma allora perché fai quei video dove dici che i giochi vecchi sono belli se poi fanno schifo? Ma no, ma è tutto un montaggio, una finta, solo per gli iscritti, sai, no? Quindi lascia fare. Bene, quindi allora finge, quindi fa schifo come youtuber perché finge. È vero. Io sai che ti consiglio? Ti consiglio Player Inside, anzi, Player Inside. Lei d'inside li seguo, ma sono due teste di... non mi piacciono, perché poi lei secondo me fa finta di essere sua moglie, non può essere. Sì, infatti non potrebbe mai stare con quell'altro brutto Jeffrey, vabbè, dai, lasciamo stare, ma non mi fa... mi vengono le crisi nervose, se ne ci penso. Dottore? Ho dovuto fare finta di essere Bimbo Minchia. Perché ho fatto... in realtà ti stiamo registrando. Perché era la penitenza della sfida che ho perso. Andrà su Player Inside 2, sarai il più famoso. Ciao dottore! E, quindi, e magari eri in mezzo alla nebbia, rischi la vita, va bene. Esatto, tutta colpa tua, mi adesso la concetto. Comunque, saluta gli amici di Player Inside 2. Ciao a tutti gli amici di Player Inside 2. E giochi vecchi in realtà. I giochi vecchi no, i giochi vecchi sono cagati. No. Ah, quindi si svende subito il dottore, va bene. Salutiamo Dottor Games, mi raccomando ragazzi, seguitelo pure voi che non lo seguite, insomma, che cavolo siete. E proseguiamo con la sfida. Ciao cari. Ciao a tutti. Ciao. Siccome vinco io da secoli, giochiamo a qualcosa che sicuramente perdo, ecco. Non è detto, cara la mia Midna, perché oggi giochiamo alla demo di Pro Evolution Soccer 2015. Dice, ma perché una demo? Perché? Noi lo vorremmo, allora io lo vorrei prendere, perché FIFA un po' mi ha rotto le balle, nel senso che FIFA continua a preferirlo, però quest'anno PES effettivamente merita. Inoltre costa, cosa che tutti quanti, col fatto che hanno levato la compravendita online, dei crediti, perciò tutti quanti, passiamo a PES, quindi magari presto ci si dovrà abituare, perché sarà il gioco della vita, leader della vita, perfetto. Quindi giochiamo io contro di te, io sono scarsissimo a PES, no, tu sei scarsissimo in generale a giocare a calcio, cioè nei giochi di calcio, quindi prendi il controller che è là sotto, tieni, vabbè, il telecomando di Sky è la stessa, giochi meglio secondo me col telecomando di Sky. Io gioco col controller Raiden e lui gioca Mitra, molto così. Bene. Allora, Real Madrid. Allora, io conosco bene le squadre. Dov'è? Come allora, si fa? Il Real Madrid lo sai dove gioca? Cioè, certo, di dove? Sì, ovviamente è Austro-Ungarico. In realtà lei è bravissima a livello geografico, però poi... No. Chi ci gioca nel Real Madrid? Cristo. Cristina, Dave? Davvero, molto bene. Allora, prende nel Napoli. Ci gioca Ignazio. Beh, no, sì, Higuain, giusto, l'ho indovinato.
Ok. Allora io mi prendo il Napoli così. Io mi prendo la mia Juventus, ragazzi. Così, perché salutiamo tutti i nostri amici napoletani. Molto bene, abbiamo Llorente da una parte, dall'altra. Era bassissimo. Proprio uno, dove devo segnare? No, dove devo segnare? Non lo sentivo dai tempi. Allora, devi segnare. Attenzione! Attenzione! Allora, no. Ragazzi, è molto forte la nostra midra, ma noi abbiamo Paul Pogba. Ma io dove sono? Ma io chi sono? Ma che cazzo? Cosa hai fatto? Abituato a FIFA. Cioè, attenzione, Llorente. Ma io ti posso ammazzare, ti posso sparare. Sì, poi il cartellino rosso non è un option in questi come casi. Come si fa a cambiare? Cioè, come allora, devi fare il giocatore. E poi si fa? Così, guardati, scusami. Ah, cambiare giocatore con L1. Allora, attenzione, il tiro! No, attenzione! Pogba è fatto completamente bene, ragazzi. I volti e le teste sono fatte meglio di quelle di FIFA, no? Che cosa mi dite voi che fifari? Cioè, io sono fifaro pure in teoria, ma. Che ho fatto? Probabilmente hai tranciato il piede. Ma non si fa. Con Hindler, tra l'altro, Hindler lo riconosci, no? Cioè, ma Hindler, ma guarda, ti avevo solo fatto una sgambetta. Attenzione, ed è uno, e due. No, non ce l'ho fatta. Ma sei veramente una moglie insidiosa in questo momento. No, attenzione. Ma chi l'ho passata? Bella. Devo dire ragazzi, io penso lo avevo provicchiato prima di giocare. Infatti quest'anno ho fatto un ottimo tentativo. Ottimo. Attenzione, Pirla. Ma come fai le finte? Allora, le finte. Dai, cerca. Allora, adesso parte la telecronaca di Midra. Allora, vai. Allora, tira questo qua che ha i capelli stranissimi. Sì. Se dicevi una cosa razzista, eravamo finiti. No! Attenzione! Come si chiama? Pollo dei fischietti. Non lo so. Polpo position. Polpo si chiama. Perché ci sei sempre tu in mezzo? Ci sono in mezzo perché l'obiettivo è non fare segnare. Ah, ecco, l'avversario. Cominciate a pensare a una penitenza per me. Però buona, mi raccomando. No, di quelle cattivissime. Non siate cattivi perché mi sono prestata a questa cosa. Di giocare. Attenzione! No! Senta, non male! Non vale! Questa è da espulsione su. Fernando! Llorente, no, scritto scusate. Llorente. No, senti. Adesso ma senti, ti piace perché stai giocando contro di me che sono no, tipo... No, è fatto bene, cazzo. Cioè, l'avevo provicchiato, ma... Vai! Oh no! Tu già stavi trionfando. No, ma cosa... Quando gioco ai giochi di calcio... Cioè, quando? Mai. Però quelle volte che succede questa cosa, mi sento come, sai, quelle ragazze proprio non sanno giocare a niente... Che ti fanno, ma che cosa è come? Ma c'è da dire che tu impareresti, perché sei brava in tutti i giochi, quindi si tratterebbe. Cioè, imparerei, però. No, cosa ho fatto? Però, ecco, non ho la volontà perché non mi piace. No! Gran gol, ragazzi, gran gol! Sì! Scusa, mi stavo tirando e vincevo! Si chiama regola del fuorigioco! No, lo so il fuorigioco. In che cosa consiste? No, aspetta, fammi pensare. Allora, è quando il quando difensore... Quando il difensore, anziché stare in gioco, è fuori gioco. È fuori gioco, esatto. Il difensore. No, il difensore. Giusto? Perché non puoi stare in fuori gioco. È la linea dei difensori. L'arbitro si incazza e dice, no, aspetta, fermi, ricomponete la difesa perché siete tutti fuori gioco. Giusto? Così. Molto sì, bene. La linea del difensore... È quando si tira oltre la linea dei difensori. Si tira. Mi hai capito cosa voglio dire? Allora, è una legge di natura che le donne non capiranno mai la. No, regola, no, io l'ho capito, io l'ho capito. Si è visto, cioè l'hai spiegato benissimo. No, l'ho spiegato male, però lo so com'è. Si tira oltre la linea dei difensori. Non è che si tira. Aspetta, non senti, mi fai distrarre, dai, tu lo fai apposta. Tipo, allora, è comunque la spiegazione di una donna più vicina alla realtà che io abbia mai sentito, quindi te la do buona. Salutiamo tutte le donne appassionate di calcio, che in realtà ce ne sono, eh. Attenzione, praticamente l'hai vista la freccia che spunta? No. Qua la freccia che spunta attorno, in sì. Realtà è la dimensione della minchia dei giocatori. Mamma mia, ma perché io sto giocando con te? Ma ti levi, mi fai segnare ogni tanto? Sì, dai, però è la tua porta. Ed è finita, attenzione, è finita senza che neanche ce ne siamo accorti. Ecco, ok. 2-0, possesso palla che non lascia spazio alle passaggi completamente. No, ragazzi, vi prego una penitenza. Cosa: penitenza Beni. morbida. Beni.
Perché veramente io l'ho fatto proprio per farmi fare la penitenza, però morbida. Anche perché io, se provo adesso a dirle, Midna, ce la facciamo comunque un'altra partita, no, a telecamere spente, le dico, ma assolutamente no. Quindi ragazzi, avete fatto il miracolo. Bene ragazzi, mi raccomando, la penitenza per Midna, che potrebbe essere anche rigioca un'altra partita. No, no, basta, basta. Ciao. Alla prossima. Povero Dottor Game, e tu che t'affoghi. Salutiamo Dottor Game. Ciao, ciao.